Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Ragazzi, oggi volevo farvi vedere un semplicissimo settaggio che ci consente di velocizzare l'avvio del sistema operativo. Non tutti sanno che quando installiamo Windows, di default seleziona sempre un solo processore. Se abbiamo più processori, dobbiamo noi intervenire manualmente e selezionare il numero massimo dei processori. Questo procedimento velocizzerà l'avvio del sistema operativo. Per chi ha Windows 10 basta andare in questa barra di ricerca e scrivere quanto segue: msc config. Quindi vi apparirà questa schermata e noi dobbiamo fare apri. Questa è la console che ci consente di massimizzare la velocità del nostro computer all'avvio. Qui abbiamo diverse voci: generale, opzioni di avvio, servizi, avvio e strumenti. Andate qui, ragazzi, lasciate come sta, andiamo in opzione di avvio e poi opzioni avanzate. Come vedete, ragazzi, di default, quando installiamo il sistema operativo, Microsoft ha un settaggio di un solo processore. Per chi non avesse fatto questo passaggio, vi consiglio di farlo. Quindi, come facciamo a settare il numero massimo dei processori? Basta spuntare la casella. In questo caso, il mio processore ne ha 8 e quindi io setto il massimo. Così anche voi. Per chi non sa il numero dei processori, ragazzi, basta andare semplicemente qui. Mettiamo caso avete solo un dual core, qui ve ne apparirà solo due. Quindi voi settate il 2. Niente di difficile. Quindi, nel caso in cui, in questo caso io ho 8 processori e setto 8, ora faccio ok e poi faccio applica. Ora ragazzi, prima di fare applica, vi voglio far vedere un ultimo step, sempre per massimizzare la velocità del computer. Però ragazzi, in questo caso, per chi non è esperto, io vi consiglio di non toccare nulla. Perché vi spiego, ci sono dei servizi di Microsoft che se noi accidentalmente li andiamo a deselezionare, la macchina può anche non partire e quindi siete costretti a formattare il computer. Vi può creare dei problemi. Quindi ragazzi, lasciate stare, lasciate stare. Caso in cui voi vogliate comunque deselezionare alcuni servizi che possono appesantire l'avvio della macchina, quello che dovete fare è andare in nascondi tutti i servizi Microsoft. Nel mio caso io ho solo questi tre servizi, che però li lascio selezionati perché voglio deselezionarli. Quindi facendo anche questa procedura qua, sicuramente otterremo ancora più velocità dalla macchina. Una volta fatto tutto ciò, ragazzi, quello che dobbiamo fare è fare semplicemente applica ed ok. Una volta fatto ok, per rendere effettivi i settaggi, dobbiamo fare riavvia. Ragazzi, mi raccomando, quel passaggio che vi ho detto dei servizi, se non sapete dove mettere le mani, lasciate stare perché rischiate che il sistema operativo non parti. Con questo è tutto, spero che vi sia stato utile il video. Come sempre, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al mio canale e di lasciarmi un like.